Buongiorno, ben ritrovati. Oggi giovedì 16 marzo 2023, nuovo appuntamento con la prima edizione di Antenna 3. Anche oggi tutti i fatti, le notizie principali della giornata dal Veneto, ma poi con uno sguardo anche fuori dai confini regionali, con le prime pagine dei quotidiani nazionali online, per capire quelle che sono le notizie che arrivano dal resto del paese e dal mondo. Oggi come sempre vi racconteremo la cronaca in primo piano e poi ci sarà tempo anche per lo spazio della politica, tanti fatti del giorno da commentare. Nella seconda parte invece ci saranno due giornate che si celebrano, casualità vuole, il 21 marzo entrambe, ma con contenuti diversi, anche se c'è un filo conduttore che è quello della sensibilizzazione. Da una parte la giornata mondiale sulla sindrome di Down, con una bellissima iniziativa che ci verrà raccontata dagli ideatori, che arriva dal bellunese, e poi sempre il 21 marzo è la giornata della legalità in memoria delle vittime della mafia che verrà raccontata, spiegata agli studenti in due giornate a Marcon e sabato a Treviso, con la testimonianza di una collaboratrice di giustizia. Tutto questo dunque, ma in primo piano la cronaca. Tra pochissimo torneremo per meglio dire a San Donà di Piave per parlare dei maltrattamenti, delle violenze in una casa di riposo ai danni degli anziani ospiti, con gli aggiornamenti. Prima però la cronaca ci porta a Padova, nell'Alta Padovana per esattezza, dove ha sede la ditta colpita dall'interdittiva antimafia, che è stata esclusa immediatamente dai lavori che aveva ottenuto in subappalto per il cantiere della nuova pediatria di Padova. Giuseppina De Luca, titolare della SIDEM, la ditta di San Martino di Lupari, colpita dall'interdittiva antimafia del prefetto nell'ambito dei subappalti dei lavori della pediatria di Padova, domani presenterà insieme ai suoi legali un'informativa alla prefettura e nei prossimi giorni anche un ricorso al TAR. La donna, 38 anni, ce lo ha confermato al telefono. In questi giorni preferisce non farsi intervistare, ma ha tenuto a precisare che questa vicenda ha travolto la sua impresa come un fulmine a ciel sereno. La SIDEM Costruzioni di San Martino di Lupari stava eseguendo in subappalto dei lavori in cemento armato nel cantiere del nuovo polo pediatrico. Il padre della titolare è cugino di uno dei boss della cosca andranghetista del Grande Aracri di Cutro. Una parentela stretta emersa dalle verifiche fatte dalle forze dell'ordine che operano nell'ambito del tavolo della legalità che vigila sugli appalti pubblici in città e provincia, e così il subappalto è stato immediatamente revocato. Siamo estranei alla vicenda, c'è un legame di parentela, mio padre però non va in Calabria da 2 anni, ci ha detto ancora al telefono. Nel sito internet la SIDEM Costruzioni si presenta come un'azienda giovane, come fondazione, ma creata su basi solide, che opera in tutto il nord-est in campo edile. A novembre del 2022 aveva iniziato la sua prestazione in subappalto per la pediatria, i cui cantieri sono stati affidati al consorzio di imprese guidate dalla trevigiana Setten Genesio. Il cantiere della pediatria sta continuando appunto a produrre, e quindi noi abbiamo comunque il confronto come azienda direttamente con l'impresa appaltatrice, che è appunto la ditta Setten, che ha garantito la continuità del cantiere, del lavoro e anche le tempistiche previste. Quindi noi veramente incrociamo le dita per dire che per fine 2024, inizio 2025 dovremo avere l'opera pronta. Il prefetto di Padova ha annunciato il provvedimento ponendo l'attenzione su come il rischio di infiltrazioni mafiose sia sempre più concreto nel territorio padovano, che in questi anni sta beneficiando di fondi pubblici per la realizzazione di grandi opere. L'interdittiva emessa impedisce quindi a questa impresa destinataria del provvedimento di avere rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di poter beneficiare di fondi pubblici, cioè praticamente viene tolta dai rapporti con la pubblica amministrazione. In un paio di anni sono già 4 le interdittive antimafia applicate dalla prefettura di Padova a ditte in odore di malavita che operano nella nostra provincia. Ci spostiamo nel Trevigiano, o meglio tra Rodigino e Trevigiano, perché ha processo il 28enne della provincia di Treviso che lo scorso agosto causò l'incidente stradale nel quale morì un giovane papà della provincia di Rovigo.
Guidava un missile in pieno centro abitato a 200 km all'ora e aveva bevuto. Dovrà rispondere del reato di omicidio stradale con le pesanti aggravanti dell'eccessiva velocità e della guida in stato di ebbrezza Stefano Vitali, 28enne di Fara di Soligo, il conducente dell'auto che con una uscita di strada a Bergantino, in provincia di Rovigo, causò la morte dell'appena 35enne del posto, suo collega di lavoro, Mattia Guarnieri, passeggero della vettura. Era la tarda serata del 2 agosto 2022. La tragedia si consumò lungo la strada provinciale 25. Il 28enne trevigiano era alla guida di una BMW, nella quale si trovavano anche Mattia, sul sedile passeggero posteriore, e un altro amico, accanto al guidatore. Improvvisamente, dopo una curva ad altissima velocità, l'auto si ribaltò più volte per 180 metri dopo aver colpito un terrapieno. Una serie di impatti fatali per il 35enne Guarnieri, tecnico manutentore, papà di un bimbo di appena 7 anni. A conclusione delle indagini preliminari, il PM della Procura di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio per il 28enne trevigiano. L'auto era schizzata in un centro abitato dove il limite è 50 km all'ora a una velocità 4 volte superiore e il tasso alcolemico era di 0,72 grammi litro, oltre il consentito per legge. Un detenuto nel carcere di Rovigo che aveva ricevuto la convocazione dal direttore per una recente aggressione ad un medico del penitenziario ha lanciato uno sgabello della camera contro un poliziotto che aveva cercato di convincerlo a seguirlo. Per non essere portato in cella di isolamento ha iniziato a lanciare altri oggetti contro gli agenti colpendo al volto un ispettore e cercando anche di brandire una mazza di legno che aveva nascosto sotto ai vestiti. Alla fine ha dato anche un calcio al ginocchio ad un terzo poliziotto. Lo riferiscono Gianpietro Pegoraro del coordinamento regionale FPCGL Polizia Penitenziaria e Barbara Marchionni, responsabile locale di Rovigo. Aveva vissuto a lungo a Padova Ole Dozidenko, il 32enne ucciso da un colpo di mortaio durante l'assedio alla città ucraina di Bakhmut. I compagni di squadra del Vigo d'Arzere lo hanno ricordato con un minuto di silenzio. Aveva 32 anni Oleg Dozidenko, in Italia dove era arrivato dalla città ucraina di Mariupol nel 2004. I suoi amici lo conoscevano come Alexei. Studia a Padova, al Marconi, dove viveva la madre che aveva raggiunto in Italia. Nella città del Santo aveva stretto profondi legami di amicizia. Un lavoro a Rovigo come magazziniere Amazon. L'estate scorsa ha deciso di tornare in patria per difenderla dall'invasione della Russia. Qui è stato ucciso il 3 marzo. Nell'assedio di Bakhmut, l'auto blindata sulla quale viaggiava trasportando feriti è stata colpita senza lasciargli scampo. In Ucraina, dove è volata la mamma, oggi si celebrano i suoi funerali nella città di Ernivici. Qui lascia i fratelli che vivono ad Arsiero nel Vicentino. A Oleg ha dedicato un ricordo anche la squadra di calcio del Vigo d'Arzere, che ha osservato nell'ultimo incontro un minuto di silenzio in sua memoria. La follia umana della guerra ha portato via un ragazzo e ci ha tolto un componente della nostra famiglia. Sappiamo che, anche se non sarà a vederci a Terraglione, anche se per telefono non riusciremo a contattarlo, Alec starà tifando per la banda gialloblu. E a proposito di guerra in Ucraina e di tensioni sui cieli del Mar Nero, ricordate nei giorni scorsi quel drone americano abbattuto, o perlomeno questa è l'accusa degli Stati Uniti, da un jet russo. Ebbene, il Pentagono ha reso noto, ha pubblicato questo video che ora vi mostriamo e che arriva dal sito online di Repubblica.it, che mostra il momento dell'avvicinamento proprio del jet russo con il drone americano sui cieli, sopra i cieli del Mar Nero. E tra l'altro ci sono stati altri, eccolo qui il momento del contatto tra il jet russo e il drone americano, poi precipitato. Adesso si parla di una corsa alla ricerca dei rottami da parte della Russia per recuperare appunto i rottami, e il timore che poi possano venire analizzati queste tecnologie statunitensi. Stavo dicendo che tra l'altro ci sono stati altri contatti tra mezzi, tra velivoli della NATO e velivoli russi. Dunque la tensione sui cieli sopra il Mar Nero resta altissima. Ma torniamo con la cronaca a casa nostra. Sono rientrate in casa
casa alle famiglie del condominio di Via Galilei nel Padovano, a Due Carrare per l'esattezza, dove ieri era scoppiato un devastante incendio che ha semidistrutto uno dei 7 appartamenti. Il via libera è arrivato alle 16.30 di ieri con il completamento dei lavori di copertura provvisoria del tetto dell'appartamento andato a fuoco e l'arrivo delle certificazioni da parte dei tecnici dell'energia elettrica e del gas. Nel condominio di Via Galilei e Due Carrare sono rientrate 6 delle 7 famiglie residenti, dichiarato inagibile solo l'appartamento interessato dall'incendio scoppiato intorno alle 4.30 di mercoledì. Intanto proseguono le indagini dei vigili del fuoco per capire quale sia stata l'origine del rogo divampato nel locale cucina, dove è rimasto leggermente ferito, ustioni alle gambe, un uomo. Continua anche il conteggio dei danni subiti. A coordinare i vari interventi anche i tecnici del comune di Due Carrare, che hanno lavorato senza sosta perché la maggior parte delle famiglie, ottenute le certificazioni, potessero rientrare in casa. Ve l'avevo anticipato in apertura di diretta, andiamo subito, torniamo a San Donà di Piave con la nostra Ilaria Marchiori per gli aggiornamenti sui maltrattamenti, sulle violenze all'interno di una casa di riposo proprio di San Donà. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui davanti all'ingresso della casa di riposo che ormai è stata ribattezzata la casa degli orrori, casa monumento ai caduti, così si chiama realmente. Ieri sera proprio qui si è svolto un incontro tra i vertici della struttura e i familiari degli ospiti presenti, perché naturalmente era doveroso dare risposte anche a chi non è stato, almeno al momento, direttamente coinvolto. Ovviamente c'erano anche i familiari delle persone che sono state coinvolte in questa vicenda, come si è evinto poi dalle indagini dei carabinieri, grazie anche ai file audio e video che sono stati poi procurati e che hanno testimoniato che cosa questi operatori sociosanitari facessero a queste persone anziane, ovviamente a quelle inermi, a quelle che non potevano difendersi, delle brutalità sia verbali che ovviamente fisica, senza contare poi la persona che è stata arrestata precedentemente, quindi nei mesi prima dell'avvio di questa specifica indagine, accusata e quindi portata in carcere a Venezia di violenza sessuale nei confronti di 3 pazienti che si sono consumate in meno di un mese. Allora ieri sera appunto, oltre al direttore, qui erano presenti anche l'amministratore delegato, c'è stato anche il sindaco di San Donà Cereser e il direttore generale dell'US4 Filippi. L'amministratore delegato ha detto ai familiari: i colpevoli saranno licenziati. Alcuni dei familiari hanno addirittura detto di aver denunciato più volte questa situazione da tempo, ma di essere stati inascoltati. Parliamo addirittura di tempi pre-Covid, quindi di almeno 5 anni fa, fino a che non si è scoperchiato tutto. Il direttore generale Filippi ha anche detto che sarebbe importante tenere sempre gli occhi aperti anche attraverso l'utilizzo di telecamere. Se non c'è nulla da nascondere, ha detto, non danno fastidio a nessuno, e poi serve comunque riaprire le strutture ai familiari. E di telecamere ha parlato anche il governatore Zaia quando commentando questa vicenda ha detto che questo dà la dimensione di un Veneto che noi non riconosciamo, e per questo la Regione ha deciso di mettersi a disposizione in ogni sede per far chiarezza sulla vicenda. Presente qui ieri sera c'era anche un referente del Codacons di Mestre che ha detto si costituiranno parte civile nel processo, così come anche il Comune si costituirà parte civile nel processo per maltrattamenti che avvenivano qui nei confronti degli ospiti della casa di riposo, gli ospiti anziani. Ma sentiamo proprio nelle interviste che sono state realizzate da Nicola Marcato le testimonianze di alcuni dei familiari tra dolore, costernazione ma anche tanta rabbia. Mia mamma non c'è più, però era la Viola, e non oso pensare cosa abbia passato, non oso pensare. Perché se io dovessi vedere queste persone, non so come reagisco e cosa gli faccio. Ma la madre cosa le diceva? Mia mamma mi diceva che le cose non andavano. Mamma, mangi? No. Mamma, dimmi cosa c'è che non va.
tu vai a casa, poi io rimango qua. Quella era la risposta maggiore, giusto? Un genitore che ti dice tu vai a casa, io rimango qua. Non andare a protestare perché io poi sono qua. Quante volte me l'ha detto? E volevo portarla via da qua. Non ho fatto in tempo. Spero che vengano, cioè, veramente puniti le persone che sono responsabili. Piena fiducia alla magistratura? Pienissima, totale. Totale, perché d'altra parte non abbiamo altre strade. Non è che possiamo, cioè, io, le indagini e tutto quello che ci sarà, che metta alla luce tutto. Che venga tutto a galla, tutto. E poi puniti. È un pezzo noi che denunciamo sta roba qua. Dal sindaco all'ASL, un po' dappertutto. Grande disgusto, sicuramente. Questo è ovvio. E dopo non ci sono parole. So che avevano degli operatori, posso dire, che avevano dei modi bruschi veramente con certi ospiti. Della violenza che ho letto sui giornali non mi sarei proprio mai aspettata. Però, sinceramente, quando io mi la mamma non parlava e non si muoveva, però quando mi avvicinavo... Quando mi avvicinavo la mamma si rigidiva tutta e mi chiudeva gli occhi. Proprio il senso del timore aveva. Qualcuno che si avvicinava aveva il senso di timore. Adesso ho rabbia verso queste persone. È da un po' che io sollecitavo che c'era qualcosa. Mia suocera diceva che qualcosa non andava. Oppure quando vedeva una, ho visto una infermiera, perché una volta ho trovato mia suocera tutta nera al collo. Allora ho chiesto lì e ha detto, ma non so, aspetti che chiamo una detta. C'era una signora straniera, adesso io non so. E ha detto, e mia suocera appena visto sta signora si è irrigidita. E mi ha detto, mandala via. Purtroppo noi stiamo segnalando tutte le situazioni a rischio, perché non si può intervenire quando già è accaduto sono accaduti fatti del genere. Noi invitiamo, fin dal periodo di restrizione del Covid, dove c'era quasi la inaccessibilità del familiare ad entrare in RSA, la necessità invece che fosse ripristinato al più presto la presenza dei familiari e la sorveglianza, in qualche modo un deterrente a questi casi. Anche solo le avvisaglie vanno segnalate. Sentito alcuni di questi racconti, non andare a protestare perché poi io resto qui, ancora pazienti che si irrigidivano alla sola vista, più tutte le brutalità che stiamo raccontando in questi ultimi giorni di quanto avveniva, senza contare il precedente arresto di un operatore sociosanitario accusato di violenza sessuale nei confronti di 3 pazienti che ha perpetrato in meno di un mese, che è stato per questo portato in carcere a Venezia. Poi da lì partita l'indagine, ma dei familiari hanno detto che da quando è arrivato il nuovo direttore Maurizio Padovan c'è stato un cambio di rotta, ed in effetti è stato proprio così, anche come ci ha raccontato lui, perché si è iniziato a riguardare il personale, a fare un turnover, un cambio comunque di organico, e da lì poi è emerso tutto e sono intervenuti i carabinieri con le telecamere e quello che poi sappiamo. Ma allora sentiamo anche le dichiarazioni del direttore proprio al termine di questo incontro avuto qui con i familiari degli ospiti. Noi abbiamo cercato nell'arco di 12 ore di convocare tutti i familiari della casa per avere un contatto diretto e mettere la faccia, come stiamo facendo dal primo giorno, ovvero da quando, rilevate alcune cose che non ci convincevano, abbiamo condiviso con le autorità competenti un processo di cui ora vediamo l'esito. I prossimi passi poi quali possono essere, anche magari all'interno di questa struttura? Voi avete intenzione di muovermi in maniera diversa, di fare qualcosa di diverso, di ascoltare magari anche di più i familiari o gli ospiti stessi? Ma guardi, il tutto è avvenuto proprio nell'ambito di un processo di riorganizzazione interna, quindi si tratta di un'azione sistemica che ha rivisto tutte le mansioni, tutte le posizioni di questa casa, le posizioni degli infermieri, dei medici, della segreteria. Voi trovate un grossissimo turnover di personale in questi pochi mesi che hanno visto, insomma, la mia presenza, e grazie a questo lavoro che ha sondato il terreno sono emerse alcune cose che non ci convincevano affatto, e non abbiamo fatto, come dire, sconti a nessuno. Ma non sono le cose che sono emerse, è il lavoro di emersione che ha fatto, come dire, di riorganizzazione, che ha fatto emergere cose che oggi appuriamo essere molto molto gravi.
Ecco, il GIP tra l'altro ha parlato anche di un'omertà che c'era all'interno di questa casa di riposo e che ora si spera non sarà più così, ma soprattutto che anche in base alle testimonianze degli altri operatori che magari vedevano e non dicevano niente per timore, si possa andare avanti con l'indagine e poter punire doverosamente queste persone che si sono comportate in maniera così brutale nei confronti di questi ospiti anziani, inermi e indifesi. Qui da San Donà di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie davvero a Ilaria Marchiori. Naturalmente questa sera ulteriori aggiornamenti da San Donà di Piave. Vado subito a salutare, lo ringrazio per essere con noi. Ben ritrovato al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Ben ritrovato, senatore. Non la sentiamo. Eccoci, scusa, nessun problema. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Senatore, è doveroso, visto l'argomento che abbiamo appena trattato, farle una domanda su questa casa di riposo, è stata ribattezzata la casa di riposo degli orrori, e lei è proprio intervenuto chiedendo che venga fatta luce sulla situazione in generale delle RSA della nostra regione, perché cose di questo genere non possono e non devono accadere. Guardi, ho sentito adesso il vostro servizio, ho ascoltato le testimonianze che ci sono state. Credo che quanto è accaduto nella casa di riposo di San Donà di Piave sia qualcosa che ci debba indignare profondamente come collettività. E non è possibile umiliare, usare violenza, maltrattare le persone anziane. È qualcosa di vile, di indegno. E quindi io mi auguro davvero che vengano accertate più presto le responsabilità e che chi ha commesso atti di questo genere sia punito in maniera decisa. E poi penso che vada fatta una considerazione più generale. Noi dovremmo pensare sempre di più a come avere delle politiche per l'assistenza delle persone anziane, costruendo una rete di protezione sociale che si faccia carico dell'invecchiamento delle persone, visto che siamo una società che invecchia sempre di più, e al contempo che si faccia carico della dignità delle persone. Bisogna usare tutte le risorse a disposizione, a partire da quelle del PNRR, bisogna fare in modo che la Regione attivi questa politica in maniera più efficace. Si tratta certo di controllare, certo di presidiare, ma soprattutto di avere delle politiche che favoriscano l'invecchiamento attivo e determinino una rete di protezione per tutti gli anziani. Ricordiamocelo sempre, gli anziani sono coloro che ci hanno permesso di essere qui, gli anziani sono quelli che sono passati attraverso il secolo precedente in prove durissime, sono quelli che hanno pagato anche un prezzo molto alto, tra i più alti nella pandemia. E ora il compito della politica, delle istituzioni, non solo reagire di fronte a episodi gravissimi come questi, ma mettere in campo delle politiche che possono garantire la dignità delle persone e la possibilità di essere protette. Un patrimonio sicuramente da custodire. Senatore, ogni volta che assistiamo ad episodi del genere torna in ballo la discussione sull'opportunità o meno di installare videocamere, telecamere nelle strutture per anziani in questo caso, ma pensiamo poi alle strutture per disabili, i casi di violenza negli asili, nelle strutture, insomma dove ci sono soggetti deboli, un sistema di videosorveglianza. Come vede questa discussione? Il fatto che ci possano essere strumenti di questo genere io credo vada preso in considerazione, soprattutto là dove ci sono soggetti deboli, come lei ha detto. Naturalmente questo non è sufficiente di per se stesso e né deve mettere in discussione la professionalità di altri operatori che sicuramente agiscono nell'ambito dei comportamenti diversi. Però anche i controlli possono essere fatti e devo dire che deve poi essere, resa sempre più forte una cultura dell'educazione, del sostegno, dell'aiuto. Insomma, chi fa questo lavoro deve essere un punto di certezza per i familiari e per gli stessi soggetti. E quindi
Penso che questo sia un punto, ma ce ne siano anche degli altri. La riforma dell'RSA, che da troppo tempo il Veneto attende, che non ha mai fatto, e cioè non ci si può limitare solamente a dire le telecamere. Bisogna, come ho detto prima, provare a fare una politica a più ampio raggio che possa dare centralità e sostegno alla nostra popolazione più anziana e soprattutto ai soggetti più deboli. Senatore, passo ad un altro tema che è insomma grande, su cui si concentra l'attenzione di tutti, fa paura sui mercati. Prima il crack della Silicon Valley Bank, ieri il crollo in borsa di Credit Suisse, vediamo dal Corriere.it, Credit Suisse rimbalza in borsa, i mercati respirano, Milano su, attesa per la BCE, c'è il timore però di un effetto domino e timore anche per la tenuta dei nostri istituti di credito. Sì, infatti noi abbiamo chiesto immediatamente al governo di riferire su quanto sta succedendo rispetto a questa situazione, perché ci sono dei segnali preoccupanti, quelli che lei ha ricordato, e perché bisogna che non si costruisca appunto un effetto domino che ha portato alle crisi che abbiamo già vissuto, come quelle del 2008 e del 2011, e quindi è necessario fare chiarezza, evitare che ci siano ulteriori tracolli e che si determini nel mercato una situazione di incertezza così grande da costituire panico, come è avvenuto con il caso che lei ha ricordato, e quindi mettere in una situazione di incertezza aziende, famiglie e il mercato più in generale. Quindi si tratta anche qui di intervenire, fare chiarezza, e abbiamo chiesto proprio per questo già oggi che il governo possa riferire al più presto rispetto a quanto accaduto e sulle conseguenze che nel nostro paese ci possono essere, perché è evidente che stiamo parlando di un sistema globale, internazionale, in cui effetti a catena sono del tutto interdipendenti. Veniamo adesso invece a temi prettamente politici di casa nostra. Ieri c'è stato il primo confronto in Parlamento alla Camera tra le due donne più potenti, al capo dei due partiti principali del paese. Da una parte Elly Schlein, neo segretaria del Partito Democratico, e dall'altra la premier Meloni. Qualche analista sentivo oggi che diceva non è stato tanto un confronto tra loro due, non si sono parlate tanto l'una con l'altra, quanto hanno voluto parlare all'interno ai loro rappresentanti dei rispettivi partiti. Da una parte Schlein che cerca di unire i Dem, di mettere tutti d'accordo, dall'altra Meloni che parla di una maggioranza che non è sempre così unita come vorrebbe apparire. Che lettura dà questo confronto? La lettura che lei ha dato è sicuramente corretta, questo aggiungerei che entrambe naturalmente si sono rivolte al paese, dal momento che era un'occasione di un question time alla Camera in diretta TV. E la Schlein lo ha fatto ponendo l'accento sulle inadeguatezze di questo governo, sugli sbagli che sta commettendo in tanti settori, tema dei migranti, ma potrei dire sulle questioni economiche, basta pensare alle polemiche sul superbonus o sul contante, o sulle questioni della giustizia, e poi ha centrato la propria attenzione sul tema del salario minimo, dicendo che dopo una certa soglia, sotto una certa soglia non si tratta più di lavoro, ma si tratta di sfruttamento, invitando il governo a intervenire su questo con un preciso provvedimento. Peraltro c'è una direttiva europea che va in questo senso, il salario minimo esiste in Germania, per esempio, con 12,50 euro all'ora. Dalla Premier sono venute risposte naturalmente evasive, però diciamo che io ho visto con piacere che Elly Schlein, a distanza di pochi giorni dalla sua elezione, è già diventata, centro dell'opposizione al governo Meloni, e quindi la figura che insieme al Partito Democratico, in una logica di collaborazione fra tutti, potrà unire le opposizioni
unire le altre forze che fanno opposizione alla Meloni e a questo governo e lavorare per un'alternativa in vista delle elezioni politiche, sapendo che ci vorrà del tempo, ma questo è l'impegno che ci siamo presi. Centrale nel discorso della Schlein anche la questione dei diritti civili, agganciandosi un po' a quello che è stata la mancata adozione della proposta di regolamento dell'Unione Europea per il riconoscimento dei figli di coppie gay nel nostro paese. È stato molto importante per lei nel suo primo intervento in Parlamento puntare anche proprio su questo e accusando il governo di concentrarsi su altri temi, pensiamo ai rave party, piuttosto che dedicarsi a quelli che sono i diritti civili. Ma diciamo che il governo sì, ha scelto di parlare di cose identitarie, ideologiche, per non affrontare la realtà. La realtà è più dura, basti pensare a quello che dicevano in campagna elettorale sulle accise, sulle benzine, e poi quello che hanno fatto, cioè le hanno aumentate. Basta pensare appunto alle norme sul reparto, oppure basta pensare a come hanno gestito male e con disumanità le questioni del naufragio di Cutro, che ha portato a 86 vittime, una cosa veramente incredibile, gestita come un'operazione di polizia e non come un'operazione di soccorso. La Schlein sta caratterizzando la sua politica per una capacità di parlare in generale su tutte queste cose, i temi economici, quelli della giustizia, i diritti legati al lavoro, come abbiamo detto prima, e anche ovviamente i diritti civili. Sabato ci sarà un presidio a Milano a cui parteciperà la Schlein e il PD, perché noi pensiamo che ci sia un modello di famiglia che deve tutelare i bambini e le persone, bambini che devono avere gli stessi diritti di tutti gli altri bambini. In questo senso, il fatto che in Parlamento, al Senato, non sia stato approvato da parte della maggioranza il regolamento europeo, che appunto va nella direzione di assicurare l'uguaglianza dei diritti a tutti i bambini, è qualcosa di molto grave. Io penso che anche su questo la Meloni dovrebbe rispondere, se vogliamo che il nostro paese sia allineato con i grandi paesi europei e non con altri paesi che fanno scelte di questo genere, come l'Ungheria e la Polonia, che con noi non c'entrano niente, con la nostra civiltà e con la nostra cultura. Magari hanno qualcosa a che fare con la cultura politica invece della destra e di Giorgia Meloni, che ha visto in questi partiti, in questi paesi, degli alleati. Quindi anche questa è una vicenda grave, mi auguro che venga corretta nei prossimi giorni. Ultimissima domanda, senatore, a proposito della sua interrogazione per quanto sta accadendo a Marcon, quindi torniamo nei confini veneti, il mancato patrocinio per diverse associazioni per la proiezione del film restaurato Roma, città aperta. Ma sì, questo anche mi pare un fatto incredibile di cui questa mattina mi sono occupato, sollecitato da tanti cittadini di Marcon. Insomma, l'amministrazione comunale nega il patrocinio, stiamo parlando di un patrocinio, alla proiezione dell'opera restaurata, il film appunto Roma città aperta, con Anna Magnani, che tutti conosciamo, di cui tutti abbiamo in mente almeno qualche immagine, perché questa cosa viene chiesta dallo SPI-CGL o dall'associazione Bella Ciao o dall'ANPI. Io credo che bisogna che nel nostro paese si crei un clima che tiene conto che ci sono le istituzioni, che le istituzioni sono di tutti e che non si può, diciamo, confondere la militanza di parte o una qualche ideologia con le istituzioni di tutti. Non si può dire che non viene dato il patrocinio perché è fuori dal mandato politico. Ma che vuol dire? Stiamo parlando di una proiezione di un'opera d'arte. E non tutto può essere. Infatti, siccome è grave questo fatto, simbolicamente grave, ho presentato un'interrogazione già questa mattina al Ministro della Cultura per vedere se è a conoscenza di questo fatto, se intende rispondere e soprattutto cosa intende fare per evitare che nel nostro paese si crei un clima come questo di contrapposizione, che sicuramente non fa bene alla nostra democrazia.
Senatore, grazie davvero per il suo intervento. Abbiamo analizzato molte notizie importanti a livello nazionale, a livello prettamente locale. Grazie senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buon lavoro senatore, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta, continuiamo con la cronaca. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e la valutazione tecnica del settore edilizia privata del comune di Padova, che non ha rilevato problemi di staticità, sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni gli inquilini del condominio di via Cardinale Bressarione in zona Bassanello a Padova, che erano stati evacuati dopo il crollo del pavimento di un garage che aveva inghiottito un'auto. Ieri sera è arrivato il via libera e dopo due giorni sono potuti rientrare nelle proprie case. Alcuni allacciamenti ad acqua e gas verranno ripristinati nelle prossime ore. E restiamo a Padova con la cronaca. L'indagine riaperta sul delitto di Matteo Toffanin, avvenuto 31 anni fa a Padova, verrà sentito in tribunale l'ex boss della mala del Brenta, Felice Maniero. Tornerà a Padova nelle aule del Tribunale, la data prevista è il 24 marzo. Faccia d'Angelo è stato convocato dal magistrato che ha riaperto le indagini sull'omicidio di Matteo Toffanin, ucciso per uno scambio di persona il 3 maggio del 1992 in via Tassoni alla Guizza. Gli inquirenti sperano che l'ex boss della mala del Brenta, Felice Maniero, possa fornire informazioni utili per confermare che il 23enne Matteo Toffanin sia stato effettivamente ucciso per errore al posto del pregiudicato Marino Bonaldo, vero obiettivo dei killer. I due nuovi indagati sono due ex fedelissimi di Maniero, Andrea Batacchi, che faceva parte del comando che rubò la reliquia di Sant'Antonio e artefice dell'evasione di Faccia d'Angelo dal carcere di Padova, e con lui l'altro indagato, Sergio Favaretto. Felice Maniero, da oltre 20 anni, ha una nuova identità, attualmente si trova in carcere a Pescara, dove sta scontando una condanna per maltrattamenti alla compagna. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo spera che l'ex boss possa ricostruire i ruoli dei protagonisti di questa vicenda, Marino Bonaldo, il vero obiettivo, e i due indagati, Favaretto e Batacchi, che nutrivano forti rancori nei confronti del pregiudicato che abitava in via Tassoni alla Guizza, proprio davanti alla casa della fidanzata di Toffanin, e che guidava un'auto identica per colore e modello a quella del giovane ucciso. Intanto in procura nei giorni scorsi è arrivata anche una lettera anonima che forniva nuove indicazioni per il caso, puntando il dito su un altro affiliato della mala del Brenta, molto vicino a Maniero e che attualmente vive in Romania. La persona indicata sarebbe stata molto vicina anche a Bonaldo e potrebbe avere informazioni importanti per le indagini. Se l'era vista brutta, il 16enne investito da un cinghiale mentre viaggiava in moto a Bastia di Rovolona. Siamo sempre nel Padovano. Ad un anno e mezzo dall'incidente, la regione ha risarcito la famiglia. Nel dicembre del 2021 aveva fatto un incidente in moto per colpa di un cinghiale che gli aveva attraversato la strada. Ora un 16enne e la sua famiglia sono stati risarciti dalla Regione Veneto per i danni fisici e materiali subiti a causa dell'ungulato. L'incidente era avvenuto in via Pozzetto, lungo la strada che collega Bastia di Rovolona a Fossuna di Cervarese Santa Croce. Il cinghiale era uscito all'improvviso dalla campagna circostante e il ragazzino di 16 anni che stava andando a fare uno stage non è riuscito ad evitare l'impatto. Il minorenne aveva subito numerose contusioni e la moto era stata distrutta. La famiglia, attraverso un legale, ha iniziato il percorso per ottenere risarcimento danni. Alla fine la regione ha riconosciuto la somma e la soluzione della controversia è avvenuta in sede extragiudiziaria, senza dover ricorrere al giudice e attendere la sentenza. E restiamo a Padova, ma ci colleghiamo con la nostra Valentina Visentin, perché è iniziata la demolizione di quello che era uno dei simboli della città e della sua storia sportiva. Scompare la gradinata, infatti, dello storico stadio Appiani. Buongiorno Valentina Visentin, insieme all'assessore del comune di Padova. Buongiorno ad entrambi. Sì,
buongiorno da Padova. Alle mie spalle, vedete, sono iniziati i lavori di abbattimento della gradinata dello storico stadio Appiani, lo stadio in cui il Padova arrivò per la prima volta in Serie A. Un momento importante per la città, perché quest'area verrà completamente riqualificata. Era un momento che si attendeva da tempo. Qui con me c'è l'assessore allo sport Diego Bonavina, che ha seguito i lavori. Che giornata è? Perché se ne va un simbolo del calcio Padova, un simbolo della città e per lei anche un doppio significato da ex calciatore. Assolutamente sì, oggi è una giornata importantissima, è vero, per Padova. Se guardiamo al passato è logico che dispiace, perché questo abbattimento è frutto di 30 anni di disinteresse di questo stadio, perché oggi sentire che ci si lamenta perché la gradinata rappresentava il vero Appiani, il tempio del calcio e quant'altro, insomma, per 30 anni ci siamo dimenticati di questo stadio. Quando si è passati dall'Appiani all'Euganeo, tutta Padova era felice di arrivare all'Euganeo, e oggi che si prende una decisione sofferta ma assolutamente propositiva, perché quello che è importante sottolineare è che con questo abbattimento noi oggi diamo l'inizio a una nuova era per lo stadio Appiani, perché noi lo vogliamo assolutamente riqualificare, vogliamo che torni a vita. Sappiamo benissimo che non ci potranno mai essere competizioni continuative di un certo livello, però la nostra volontà è proprio quella di restituire alla città un pezzo di storia e soprattutto di far rivivere uno stadio che da 30 anni non ospitava più partite di calcio, se non quelle delle giovanili del calcio Padova. Dobbiamo dare dignità a questo posto, lo stiamo facendo, ne siamo assolutamente contenti. Un progetto realizzato con i fondi del PNRR ritornerà un po' quello che era l'immagine dell'Appiani di quasi 100 anni fa, del 1924. Sì, prima di tutto avremo un aspetto esteriore completamente diverso, perché dall'esterno si avrà un'immagine finalmente adeguata a questo meraviglioso scorcio di città. Siamo a 200 metri da Prato della Valle, siamo a 100 metri dai Bastioni, per cui voglio dire è un posto troppo importante per la nostra città, quindi esteticamente sicuramente sarà una svolta, ma l'impegno della nostra amministrazione è quello proprio di restituire l'Appiani anche alla possibilità di ospitare degli eventi che non necessariamente devono essere degli eventi sportivi, perché qui dentro ci possono essere eventi culturali, ci possono essere concerti. Immagino finalmente uno stadio che possa essere a disposizione della nostra città. Allora ringraziamo l'assessore allo sport Diego Bonavina e vi lasciamo con le immagini delle ruspe alle nostre spalle che lavorano e che insomma in pochi giorni faranno scomparire la gradinata dello stadio Appiani. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie all'assessore Bonavina, grazie a Valentina Visentin che ci hanno raccontato di questo pezzo di storia della città di Padova che se ne va con la demolizione questa mattina. Voltiamo pagina, il 21 marzo si celebra la giornata mondiale, la giornata internazionale per essere più corretti, della sindrome di Down, e dal Bellunese arriva un'iniziativa per l'inclusività, per la sensibilizzazione, che coinvolge tutta la cittadinanza, dalle scuole alle attività ai cittadini privati, e il simbolo di questa iniziativa è una girandola, proprio per far girare, eccolo qui, il manifesto per far girare l'inclusività. Saluto Chiara Bressan, coordinatrice del Centro Diurno di Pieve di Cadore. Buongiorno e grazie per essere con noi. Dovrebbe attivare il microfono, grazie mille. C'eravamo quasi, perfetto. Buongiorno, ecco. Chiara, eccoci, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Insieme a lei, e la sentiremo tra pochissimo, ci sarà anche Giorgia Del Favero, che è un'educatrice del centro diurno e che è un po' l'ideatrice di questa iniziativa, e si dovrebbe collegare tra pochissimi istanti anche la dottoressa Milena Guglielminetti, che è responsabile della disabilità dell'ULS 1. Ma iniziamo dal vostro centro diurno di Pieve di Cadore. Chiara, ecco che la vediamo, buongiorno anche a Giorgia Del Favero, grazie. Chiara, inizio con lei per capire quali sono le attività che svolgete all'interno del vostro centro e che hanno tutto un filo conduttore, immagino, ed è quello di appunto aiutare queste persone ad essere inseriti nella società, perché ancora adesso la disabilità non è accettata sempre e comunque, Chiara. Esatto, diciamo che noi come centri diurni nasciamo un po' per intanto portare fuori quelle che sono le potenzialità e le risorse di questi ragazzi che frequentano questi centri diurni, e quindi proponiamo vari laboratori sia espressivi creativi in cui possono esprimere la loro parte creativa, ma anche laboratori di più bricolage, giardinaggio, anche altri laboratori magari che ne so di cucina, altre attività di tipo sportivo o attività motorie, perché comunque proponiamo anche la salute attraverso il movimento. E poi abbiamo anche delle attività che coinvolgono un po' tutti i cinque sensi, quindi lo sperimentare anche tecniche di rilassamento, scoprire tutto il nostro corpo e la nostra mente. Quindi questo quello che cerchiamo di fare è aiutare queste persone a scoprirsi e sperimentarsi. Naturalmente abbiamo sempre avuto anche un rimando positivo dal territorio che collabora con noi. E quindi è nata un po' questa iniziativa di questa girandola, che è stata ideata da collega Giorgia, che è qui, un po' per sensibilizzare anche il territorio a capire che siamo tutti unici, pur con le nostre appunto particolarità, e che è proprio è fondamentale capire come ognuno di noi possa esprimere se stesso nella vita quotidiana e nella società. Immagino che tutte queste attività che lei ci ha descritto sono anche un modo laddove la disabilità lo permetta, perché poi ci sono forme diverse di disabilità, di rendere anche indipendenti questi ragazzi, pensando poi anche ad un futuro, perché c'è sempre all'interno delle famiglie, quando si parla con i genitori di ragazzi disabili, il problema del dopo di noi, e quindi un modo per renderli appunto autonomi e anche per cercare, e ripeto, laddove la disabilità lo permetta, di anche esserci, di creare un inserimento nel mondo del lavoro. Quanto questo è possibile? Le nostre attività, per cui abbiamo, che pensiamo, servono proprio anche a questo, servono un po' per fare in modo che la persona sperimenti quelle che sono le proprie caratteristiche, quelle che sono i propri talenti, quelle che sono le cose, le risorse che ognuno di noi ha dentro di sé e che soltanto nello sperimentarsi può scoprire e può poi mettere a frutto. E quindi questo è un po' è quello che fa il centro diurno, è un po' cercare i centri diurni e gli altri servizi, comunque le attività all'ambito della disabilità, cerca proprio di far sperimentare quelle caratteristiche che ci rendono unici. Vuoi per poi l'autonomia, vuoi per un percorso lavorativo, eccetera. Voi appunto fate riferimento all'ULS 1, e allora saluto la dottoressa Milena Guglielminetti, responsabile disabilità dell'ULS 1. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Grazie. Allora, dottoressa, quando parliamo di sindrome di Down, spesse volte si usano dei termini assolutamente inappropriati, offensivi. Cerchiamo di capire chi sono le persone affette dalla sindrome di Down. E io prima ho parlato, ma probabilmente anche in modo inappropriato, di forme diverse di disabilità e forme anche più o meno gravi anche per quanto riguarda la sindrome di Down. È possibile usare questa formula?
Sì, nel senso che in realtà si è espressa correttamente, perché ognuna di queste persone, avendo la sindrome di Down, rappresenta in realtà una delezione di un cromosoma, no? Quindi la persona ha un cromosoma in più, tant'è che è il cromosoma numero 21 ed è il motivo per cui oggi si è scelto il 21 marzo come giornata internazionale della sindrome di Down. Però ogni persona è a sé e rappresenta poi delle peculiarità diverse, quindi ha delle difficoltà che sono diverse e sta a noi riuscire ad integrare le sue caratteristiche con, cercando di aiutarlo a potenziare quelle che sono le sue possibili abilità. Ed è, sono dei percorsi che noi mettiamo in atto perché seguiamo le persone anche dai 18 anni fino ai 65, quindi quando li accogliamo che escono dal mondo della scuola, cerchiamo di capire all'interno di quali servizi possono rispondere al meglio e lavoriamo proprio per renderli sia inclusivi con il territorio e diciamo che molte delle iniziative che vengono fatte, abbiamo un territorio che risponde molto bene e si integra. E questo è un esempio di quello che oggi abbiamo proposto e di come la popolazione ha risposto a questa nostra iniziativa fatta dai centri diurno. E poi ci sono tutta una serie di altre attività che lavorano, come si diceva anche prima, proprio sull'autonomia. Sono dei percorsi però di crescita e a seconda delle caratteristiche delle persone vengono indirizzati e inviati, oppure ultimamente creiamo anche dei percorsi, diciamo con dei piccoli gruppi più veicolati rispetto proprio alle caratteristiche. È un lavoro costante e continuo di crescita, ecco, sia per loro che anche per noi operatori, perché ci porta tutti i giorni a metterci in discussione, a cercare di trovare la modalità più appropriata per rispondere alle loro caratteristiche e potenziarli nei loro aspetti. Per individuare quella unicità, mi perdoni se la interrompo, di cui parlava prima Chiara Bressan, quell'unicità che poi li porta anche, laddove possibile, a inserirsi. Ne abbiamo sentite di storie di ragazze affette da sindrome di Down, inseriti nel mondo del lavoro e addirittura anche autonomi che possono vivere da soli. Assolutamente sì, la regione finanzia delle progettualità molto significative proprio in questi tipi di percorsi, con degli step diversi. Negli anni ho visto crescere nuove progettualità proprio basandosi sulle caratteristiche di difficoltà che erano emerse, cercando di migliorarci, no? Per entrare nel mondo del lavoro, fare dei percorsi di autonomia e anche lavorare, come diceva lei, per il dopo di noi, nel creare anche dei gruppi appartamento dove queste persone possono vivere insieme anche a altri coetanei, ma sperimentando proprio l'autonomia. Adesso noi stiamo facendo, come tutte le altre aziende della regione, attraverso questo progetto, delle esperienze dei fine settimana in cui ci sono degli operatori che aiutano i ragazzi proprio a sperimentarsi nell'acquisire queste autonomie. E dove è possibile fare poi uno step successivo di andare anche a vivere in autonomia. Un lavoro proprio che viene fatto cercando. Prego, prego. No, dica. Un lavoro che viene fatto insieme alle famiglie. È fondamentale che il lavoro che inizi quando i bambini sono piccoli per poi avviarli a questo processo di autonomia. Sì, è proprio un percorso che è fatto sia con i servizi, con le famiglie, la persona che è al centro e poi con le associazioni e le cooperative con cui collaboriamo, perché anche le associazioni sono una grossissima risorsa e anche cerchiamo di aiutare le persone, in questo caso i familiari, a supportarli in questo cammino di crescita, anche di autonomia, soprattutto nel versante lavorativo e soprattutto in quello abitativo, perché c'è sempre un'attenzione a proteggere le persone, a viverle come fragili. Quindi insieme costruiamo proprio i percorsi e aiutiamo a supportare le difficoltà che ci possono essere in termini più, diciamo, affettivi, emotivi, ecco. Chiara,
Chiara Bressan, la dottoressa Guglielminetti diceva si vedono come persone fragili, e in realtà sono persone che hanno una grande forza e voi le aiutate in questi percorsi, ma loro allo stesso tempo vi danno molto. Qual è questo dare e avere che c'è reciproco per chi lavora all'interno dei centri come il vostro? Entra in contatto con l'altro, è un nostro specchio, nel senso che è nella relazione con l'altro che noi poi ci conosciamo anche meglio noi stessi, e quindi nell'incontro con l'altro, nello scoprire quali sono le potenzialità, le risorse e quali sono magari i punti critici, quali sono i bisogni, noi in realtà stiamo anche cercando di capire in che modo noi possiamo essere, come diceva la dottoressa Guglielminetti, un supporto nel loro percorso di crescita, e cerchiamo quindi di capire in che modo possiamo portare fuori quello che c'è dentro, e dall'altra parte ci scopriamo anche noi meglio, quindi un po' è questo il lavoro che facciamo, e in continuità ci scopriamo. È una crescita reciproca, come diceva la dottoressa Guglielminetti. Adesso, Chiara, le chiedo di passare la postazione a Giorgia Del Favero, educatrice del centro diurno di Pieve di Cadore, perché lei è l'ideatrice, la mente di questa girandola. Chiedo alla regia se può mandare nuovamente in onda, eccolo qui, questa girandola. Innanzitutto le chiedo, Giorgia, perché la girandola, che cosa vuole simbolizzare per questa iniziativa, per questa giornata? La girandola proprio per il tuo scopo principale, che sarebbe quello di girare con il vento, e proprio per questo motivo abbiamo pensato che simbolicamente può mostrare il girare dell'inclusione delle persone, e a farci riflettere anche sull'unicità di ogni persona e su quanto veramente è inclusa nei nostri territori. Proprio perché uno degli scopi principali dei nostri centri diurni è quello di promuovere l'inclusione di tutti. E proprio per questo motivo abbiamo avuto l'idea di questa iniziativa, di Fai girare l'inclusione, che consiste nella creazione di una girandola con qualsiasi materiale ci venga in mente, di qualsiasi colore, di qualsiasi forma, che poi dovrebbe essere appesa nei nostri balconi o nei nostri giardini, e poi chi ha piacere potrebbe anche fare la foto e inviarla all'ULS 1 Dolomiti, oppure c'è l'hashtag Fai girare l'inclusione, in cui poi il giorno del il 21 marzo verrà poi pubblicato nel sito dell'ULS le foto che tutti quelli che hanno piacere possono inviare. Insomma, è un'iniziativa che vuole coinvolgere tutto il territorio. Chiunque può, grazie alla propria fantasia e anche all'abilità manuale, realizzare questa girandola, esporla e in qualche modo lanciare in modo molto semplice ma un messaggio molto molto importante. Sì, esatto, proprio perché il territorio si è sempre dimostrato molto disponibile con noi ad aiutarci a realizzare le attività in tutto questo periodo. Abbiamo pensato che anche questa volta possa aiutarci per far girare questo messaggio. Eccolo qui, crea una girandola, piccolo, grande, colorato in bianco e nero, con il cartoncino, con il feltro, esponila sul tuo balcone o nel tuo giardino, scatta una foto, postala sui social, ed eccoli qua l'hashtag è tutto entro il 20 marzo, perché il 21 è la giornata. Ma adesso chi ci sta guardando non ci guarda solo dal bellunese, ma ci guarda un po' da tutto il Veneto, e possiamo estendere questa iniziativa anche al di fuori dei confini bellunesi, Giorgia? Ma certo, certo, molto volentieri. E allora lanciamo questa iniziativa, vediamo poi chi sarà il territorio che più dimostrerà bravura innanzitutto nel realizzare queste girandole, ma anche la voglia di lanciare questo bel messaggio. Giorgia, grazie davvero. Un'ultimissima domanda alla dottoressa Guglielminetti, per chiederle quanto ancora c'è da fare nella nostra società per una vera e propria inclusione. Stiamo parlando di inclusione che vola tramite questa girandola, tanto viene fatto dai centri, tanto viene fatto dalle ULS, ma dalla società quanto ancora c'è da fare?
Diciamo che anche qui è un cammino, bisogna continuare a sensibilizzare, bisogna far sì che queste iniziative continuino, siano sempre presenti sul territorio, ogni occasione è buona per ricordare il fatto che ci sono delle persone che hanno delle diversità, ma che possono essere integrate perché partiamo dal presupposto che siamo tutti esseri umani e che quindi la relazione è parte integrante, però bisogna costantemente stimolare, quindi la creatività degli operatori con cui io lavoro è un valore aggiunto, il farci conoscere dal territorio, entrare nelle case delle persone, entrare nelle piazze, tutte le varie iniziative che vengono fatte sono un rinforzo in questo senso. Un valore, e vediamo anche la differenza perché nel tempo adesso sono anche è lo stesso territorio che ci chiede, mentre di solito siamo noi da spunto, adesso c'è proprio uno scambio reciproco e soprattutto anche un grosso lavoro di rete che è la risorsa, no? Con le associazioni, con le iniziative che vengono proposte dalla regione, l'integrazione diventa il veicolo per ricordare e per rinforzare l'inclusività. Noi stiamo lavorando su vari aspetti dell'inclusività, no? Quindi perché è quella dell'occupazione, è quella del vivere in autonomia, e quindi anche trovare i contesti di accoglienza è fondamentale. A volte la perplessità, cioè a volte alcune persone sono reticenti, ma perché non conoscono, perché sono più spaventate da queste situazioni. Quando poi vivono l'esperienza e sono dentro, in realtà ne rimangono tutti piacevolmente e favorevolmente colpiti e si attivano. Quindi direi proprio l'iniziativa anche che oggi lei ha promosso è un valore aggiunto in questo senso di inclusività. Grazie, speriamo di aiutarvi nel nostro piccolo lanciando questo messaggio. Grazie alla dottoressa Milena Guglielminetti, responsabile disabilità Urso 1, e grazie a Chiara Bressan e Giorgia Del Favero, rispettivamente coordinatrice ed educatrice del centro diurno Pieve di Cadore. Complimenti a tutte e tre per il lavoro che fate e complimenti Giorgia per questa bella idea delle girandole. Poi ci farete sapere com'è andata, quante ne sono arrivate e se ne sono arrivate anche da fuori Bellunese, e vediamo se possiamo aver aiutato ad allargare lo spettro per queste girandole che facciano volare l'inclusività. Grazie davvero a tutte e tre, buon lavoro. Grazie mille anche a lei. E dunque, insomma, mettetevi al lavoro, un po' di fantasia, realizziamo queste girandole non solo dal Bellunese ma anche da altre parti del Veneto, esponiamole per far volare questo messaggio di inclusività per le persone affette da sindrome di Down, ma in generale per le persone affette da disabilità. E adesso dovrei avere in collegamento la nostra Luisa Bertini, eccola qui, perché andiamo nel Vicentino con una storia di sfratto di una famiglia di cittadini stranieri che viene bloccato, posticipato grazie all'intervento di un sindaco che minaccia di incatenarsi all'abitazione. Sentiamo che cosa è successo. Buongiorno Luisa e buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Villaga nel Basso Vicentino in compagnia del sindaco Eugenio Gonzato, che lunedì ha minacciato addirittura di incatenarsi per evitare che una famiglia ben integrata di origine marocchina che vive qui a Villaga da 10 anni potesse essere sfrattata. Ecco, ad oggi la buona notizia. Sì, stamattina è arrivata anche la buona notizia, però lunedì, 3 giorni fa, c'era arrivata questa mail in cui si diceva che il tribunale avrebbe provveduto a eseguire lo sfratto. E ovviamente 3 giorni prima non avreste potuto trovare soluzioni anche con i servizi sociali, quindi lei ha dichiarato: io mi incateno. Sì, cosa è successo? Che io, quando ho visto quella comunicazione lì, conoscendo la famiglia, sapendo che è una famiglia tra l'altro integrata, che ha 3 bambini che frequentano le nostre scuole elementari, un bambino di 7 mesi, ho detto, ho chiamato subito il Ferrovie dello Stato e gli ho detto: guardate, se voi volete eseguire lo sfratto, io giovedì mattina mi incateno. È giusto applicare le leggi, è giusto applicare le sentenze, però
bisogna avere anche un minimo di umanità, di sensibilità da questo punto di vista. Quindi per i prossimi tre mesi ancora c'è margine per questa famiglia appunto ben integrata per trovare una soluzione. Quali soluzioni si prospettano? Ce ne sono due. Nel senso che la prima potrebbe essere che Ferrovie dello Stato, siccome sta da tempo dismettendo i vecchi caselli di questa vecchia ferrovia, no, che non è più in uso, e si potrebbe aprire una trattativa di compravendita di quella parte di casello dove loro abitano in maniera tale di potergli garantire, diciamo, un posto definitivo. L'altra soluzione è che se questo non andrà in porto, il comune dovrà trovare una casa all'interno del nostro territorio. Io auspico comunque una soluzione, perché è una famiglia ben integrata e di cui siamo contenti di averla e vogliamo che rimangano qua. Sono residenti qua da 10 anni, è giusto che rimangano qua finché desiderano rimanere. Ecco, io ringrazio il sindaco e linea a voi a studio. Grazie al sindaco per questa storia che continueremo a seguire per capire come andrà avanti. Ve l'avevo anticipato all'inizio della prima edizione, il 21 marzo si celebra la giornata della legalità, la giornata in ricordo delle vittime di mafia di cui si parla anche nella nostra regione, che fino a qualche anno fa sembrava lontana da questa realtà, ma la cronaca ci porta invece a capire come le infiltrazioni mafiose siano arrivate anche all'interno dei confini regionali. Allora è importante parlarne soprattutto con le generazioni future, con i giovani, con degli incontri a scuola di chi la mafia l'ha vista, l'ha conosciuta da vicino, perché arriverà in Veneto nelle prossime ore l'onorevole Piera Aiello, che racconterà la sua storia, racconterà la storia anche della cognata Rita Atria, entrambe collaboratrici di giustizia con una storia diversa, ma ce lo spiegheranno le nostre ospiti, che ringrazio davvero per averci raggiunto. Grazie al vice sindaca di Marcon, Carolina Misserotti. Grazie vice sindaco, buongiorno. Grazie a voi. E grazie a Stefania Bonduan, consigliere nazionale, delegata Veneto Gens Nova. Buongiorno Stefania, grazie. La troviamo sotto un'altra veste, sì, perché noi l'abbiamo conosciuta e continueremo a raccontare la storia del suo papà, perché è sempre giusto mantenere alta l'attenzione, ma oggi la troviamo impegnata. Sì. Nel raccontare, nel parlare, forse raccontare non è il termine corretto, ma nel parlare di mafia. Sì. Anche in Veneto e ai ragazzi. Assolutamente sì, perché attraverso l'associazione che rappresento, che è l'associazione Gens Nova, ci occupiamo anche di sensibilizzare e di promuovere la cultura alla legalità tra i ragazzi, in primis, perché sono il seme del futuro. È da loro che bisogna partire per cercare di scardinare quello che è l'impianto mafioso presente in Veneto in realtà già dagli anni 70 con la mafia del Brenta, certo, che erroneamente era stata definita la mala del Brenta, ma che grazie a un lavoro certosino e impegnato delle autorità, dei magistrati, in primis ci tengo a ricordare la figura del giudice Pavone, la mafia del Brenta è stata definita per quello che è. Quindi l'importanza di partire dai ragazzi affinché possano conoscere, perché è attraverso la conoscenza che noi riusciamo a scardinare alcune delle basi su cui si fondano le mafie e che sono dettate magari dall'ignoranza, dalla paura, dal silenzio, dall'omertà. E quindi rifacendomi anche a una frase, forse anche provocatoria, del giudice Falcone, che definiva la mafia come un fenomeno umano, che ha quindi un inizio, un apice di sviluppo, ma prima o poi avrà una fine. Questa fine, secondo noi, è dettata proprio dal momento che è un fenomeno umano che non ha un ciclo vitale, ma è fatto di persone, è attraverso le persone che verrà sconfitta, e quindi attraverso i ragazzi. Noi crediamo molto sulla sensibilizzazione nelle scuole.
Poi la nostra associazione si occupa anche di altre forme di violenza, ma i ragazzi sono sempre al centro della nostra attività, proprio perché attraverso la cultura, la promozione della cultura, che si riesce a cambiare e a portare in evidenza e in valore quello che sono i valori sociali che devono essere alla base poi del comportamento, del vivere insieme, del rispetto delle persone. Vice Sindaco, voi avete la strada del Comune di Marconi si è incrociata a quella di Gensanova, perché voi avevate organizzato un appuntamento con uno spettacolo teatrale, e poi grazie a Gensanova avrete una testimonianza anche molto forte, che è appunto quella dell'onorevole Piera Aiello. Prima di un po' raccontarci quello che sarà il programma da qui ai prossimi giorni, proprio sul tema della legalità, faccio la stessa domanda che ho fatto alla dottoressa Bonduan, ovvero l'importanza di parlare di mafia anche in Veneto e ai ragazzi soprattutto. Sì, diciamo che appunto il rapporto con Gensanova è ormai da anni, perché siamo all'interno di Commissione Pari Opportunità Intercomunale, dunque partendo appunto da violenza di genere e quant'altro, ci siamo trovati comunque a condividere questo progetto per l'importanza, insomma, che anche la città di Marcon vuole portare avanti, e soprattutto partire dai giovani, dai ragazzi, che sono poi il nostro futuro. E dunque la scelta proprio di questo spettacolo, che è Rita e il giudice, realizzato dalla compagnia Matazza Teatro e col supporto di Luisa Trevisi, è stato un punto di partenza per noi, e con la collaborazione di Gensanova, di costruire proprio un evento dove ci fosse la testimonianza reale della cognata di Rita, dunque l'onorevole Piera Aiello, e portare poi questa storia, perché l'importante per noi è portare delle testimonianze, che poi sono degli esempi oggi, dei punti di riferimento rispetto alla legalità, del giudice Borsellino in questo caso, che come Falcone comunque sono stati grandi uomini, ma anche semplici e normali nella loro quotidianità, e quello è stato proprio il focus su cui siamo andati, perché con la loro intelligenza, professionalità e comunque tenacia di andare contro tutto e tutti, hanno portato avanti delle idee e dei valori per quali poi si sono anche sacrificati, come loro poi, ricordo anche le famiglie, perché poi dietro a un giudice c'è tutta una famiglia che vive sotto scorta, insomma in situazioni molto particolari. E queste idee, questi valori, il nostro obiettivo era quello di portarli a conoscenza, i ragazzi. Nel nostro caso noi andremo nelle classi terze dell'Istituto Malipiero, e domani mattina alle 11 ci sarà appunto questa testimonianza e poi lo spettacolo subito dopo presso il Centro Culturale di André, e anche alla sera poi alla cittadinanza. Ma focalizzandoci sulla scuola, era appunto trasmettere queste idee, questi valori, perché sono loro poi che portano avanti, che devono portare avanti nel futuro, perché sono il nostro futuro. Il fatto di aprirsi poi alla cittadinanza era ulteriormente importante, perché come ha collegato prima Stefania alla mafia, che è nel Veneto ormai da anni, e un nostro concittadino era il magistrato Pavone. Infatti domani abbiamo invitato comunque anche la moglie, perché siamo sempre un po' devoti un po' alla sua professionalità, al lavoro che ha fatto nel nostro territorio. E dunque vogliamo proprio lavorare per lui, per la sua famiglia, perché in effetti sono persone che hanno sacrificato per lo Stato, ecco, questo è un elemento fondamentale. E comunque come amministrazione noi lavoriamo rispetto a questo percorso, la mia collega, l'assessore Daniela Giacomini, la settimana prossima, in collaborazione con Avviso Pubblico, il 23 marzo, poi farà proprio un evento sulla prevenzione rispetto alle mafie in Veneto, e anche il ruolo importante degli enti locali, proprio nell'ottica di prevenzione e di questo argomento, che prima forse non era stato individuato sulla Mala del Brenta come mafia, ma poi che in realtà ha preso tutta un'altra forma. Ecco. Nel 1985, all'età di 18 anni, Piera Aiello è costretta a sposare Nicola Atria, figlio del mafioso Vito Atria, che viene ucciso 9 giorni dopo. Viene ucciso appunto il 24 giugno 91, di fronte proprio alla neosposa. Dopo questo evento Piera decide di denunciare i due assassini di Nicola e inizia a collaborare insieme alla sorella Rita Atria, con la polizia e la magistratura, e soprattutto con il giudice Paolo Borsellino. Al punto, che cosa succede poi
quando avviene l'attentato di Via D'Amelio e quindi la morte di Piero Borsellino? Purtroppo Rita, al tempo 17enne, non ha retto alla morte di Borsellino, a cui loro si erano affidate, e a cui si erano appoggiate e avevano trovato, io credo, mi permetto di dire, non solo un'istituzione ma anche un amico che ha accolto, addirittura uno zio, come lo chiamavano. E quindi credo che purtroppo per Rita questa perdita forse le ha fatto anche perdere fiducia in quella che è l'istituzione, e l'ha portata a compiere un gesto estremo. L'onorevole Aiello, d'altro canto, invece ha continuato a portare avanti questa lotta, questo impegno, con non poche difficoltà, perché essere testimone di giustizia per 27 anni le ha impedito di portare avanti la sua persona, nel senso che lei per 27 anni è come risultata inesistente, nel senso che ha dovuto cambiare identità, è stata costretta, e solo nel 2018 ha deciso di riappropriarsi della propria identità. E io questo credo che sia un qualcosa di devastante a livello psicologico. L'onorevole Aiello al tempo aveva una figlia che aveva 3 anni, quindi parallelamente a quello che ha vissuto lei c'è anche il contesto, come diceva il vice sindaco, anche delle famiglie che stanno intorno, in questo caso di una figlia piccola che è dovuta crescere in un contesto che non è un contesto normale. Hanno congelato le loro vite. Esatto. Le loro identità. Non so se, perché c'è una differenza che non è poi così sottile, in effetti. E quindi credo che anche il gesto di riappropriarsi della sua identità e di ritornare a volto scoperto, io credo che sia ammirevole, che sia una dimostrazione di una forza che ha questa persona, e che non ho la fortuna ancora di conoscere personalmente, ma a cui siamo arrivati per appunto averla qui grazie alla delegazione di Gens Nova Sicilia. Ci tengo a ringraziarla, perché con loro abbiamo collaborato a far sì che oggi l'onorevole Aiello potesse arrivare in Veneto, e quindi credo che sia una persona di cui apprezzeremo la testimonianza, in quanto non è solo testimonianza dell'atto mafioso in sé, ma credo che riesca a far entrare in noi, nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, anche cosa vuol dire essere testimone di giustizia. Ma non per questo lei si è tirata indietro, non ha voltato la faccia. Noi come associazione domani sera le conferiremo il premio Legalità, che l'associazione ha istituito da qualche anno a delle personalità, persone che o per ruolo o per proprio vissuto, ma in qualche modo si sono occupate in prima persona del contrasto alla mafia, e credo che l'onorevole Aiello lo meriti tutto. Prima di lei l'abbiamo riconosciuto al dottor Di Matteo e al dottor Davigo, e abbiamo individuato nell'onorevole Aiello una persona che secondo noi lo merita, in quanto proprio persona che ha vissuto tutta una serie di situazioni che vanno dalla violenza, perché non è solo la violenza fisica che ha visto e vissuto in prima persona, ma c'è poi tutta una forma di violenza che è quella psicologica, quella morale, che ha dovuto portare avanti per 27 anni. È per questo che l'avete scelta per comunicare ai ragazzi, nel senso che è una forma in cui una persona sacrifica la propria vita, la propria identità e quella anche della sua famiglia, per il bene, per la giustizia, questa parola che spesso usiamo sottovalutandone il valore che ha. Lei ha dato corpo a questa parola, secondo me.
Vice Sindaco, sì. È una testimonianza, perché poi quando si parla ai ragazzi bisogna sempre colpirli, trovare la chiave giusto. E quando arriva una testimonianza, noi ne parliamo spesso dei messaggi, delle campagne di sensibilizzazione, penso ad esempio anche quelle per gli incidenti stradali, quando si trova una persona che ha avuto, che ha vissuto in prima persona un episodio, un fatto del genere, i ragazzi lo recepiscono, sì. Lo registrano in modo diverso che magari una cosa raccontata e riportata da altri. Assolutamente sì, e ha veramente dato forma a questo evento poi la presenza dell'onorevole, perché cercavamo proprio la chiave giusta per arrivare ai ragazzi e poi comunque anche alla cittadinanza, ma soprattutto ai ragazzi, perché si va nel concreto, si va a parlare di storia vera, reale, e appunto il fatto di vivere per fare giustizia è un esempio importante, è un esempio poi che ci ritroviamo in tutti i giorni, in questa insomma società che è sempre un po' un po' in movimento e in trasformazione, e dunque cerchiamo sempre come amministrazione di canalizzare in questo, toccando questo tema, e la presenza, grazie insomma alla collaborazione con Jess Nova dell'onorevole Pieraiello, è fondamentale, è proprio la chiave fondamentale per arrivare al pubblico che poi domani appunto sarà presente sia la mattina che alla sera per vedere insomma l'evento nella sua totalità. La capacità di dire no alla mafia. Sappiamo quanto in un momento storico come questo, di crisi economica, le infiltrazioni mafiose siano un cancro che cerca, perché è proprio il terreno ideale, e quindi l'importanza di lanciare anche al territorio, partendo dai ragazzi ma arrivando poi agli adulti, a tutto quello che è il mondo imprenditoriale, delle attività, questo messaggio, che è possibile dire di no, che le istituzioni sono al fianco dei cittadini. Assolutamente sì, e infatti anche il fatto di vederla in chiave di prevenzione, l'evento di domani e poi anche quello che portiamo settimana prossima, è proprio per fare un passo indietro e tornare comunque a un Veneto che ha una terra sana e di ricchezza, e dunque portare questo aspetto della Regione Veneto. Questo è fondamentale, e soprattutto il ruolo dell'amministrazione, che come insomma responsabilità istituzionale ha il dovere di sensibilizzare sul tema e anche farsi protagonista di portare questo aspetto e fare appunto questo passo indietro rispetto alla situazione che abbiamo davanti, al panorama che c'è attualmente. Stefania, abbiamo parlato di Marcon, ma l'onorevole Aiello ha deciso di fare un piccolo tour della nostra regione, arrivando anche a Treviso sabato. Sì. In che occasione e in che modo gli studenti, perché si è voluto coinvolgere tutti gli studenti, sì, di Treviso, chi in presenza, chi online, sì, ma la tecnologia ci viene in aiuto. Assolutamente. Innanzitutto grazie all'ufficio scolastico della provincia di Treviso, nella persona della dottoressa Sardella e della professoressa Celeghin, che hanno accolto e prontamente condiviso con i dirigenti scolastici la nostra richiesta di poter creare un momento di sensibilizzazione anche con gli studenti degli istituti superiori di Treviso. La risposta ha sorpreso, e forse anche no, perché so che Treviso su questa tematica è stata molto attiva, anche grazie alla figura di Michela Pavesi, che è stata testimone più e più volte negli istituti, portando la sua esperienza di zia di Cristina, uccisa proprio per mano della mafia del Brenta. Certo. E quindi diciamo che gli istituti di Treviso su questa tematica so che essere attivi. Quindi, però ci ha sorpreso la velocità con cui hanno accolto e un po' si sono quasi, tra virgolette, uso la parola, litigati lo spazio per averla presenti nel proprio istituto. E chi ha vinto? Scherziamo. Ma insomma, gli spazi hanno permesso di arrivare assolutamente. Dove, allora, sabato saremo ospiti del liceo Duca degli Abruzzi, però in collegamento ci saranno altri istituti con cui l'onorevole poi interagirà portando la sua testimonianza. In primis, come associazione, avremo l'opportunità di presentarci anche attraverso le parole dell'avvocato Vitale, che è
fa parte del gruppo degli avvocati che rappresenta e affianca le vittime di violenza in Veneto e quindi con lui un po' andremo a toccare la tematica della mafia in Veneto con i ragazzi, per poi appunto passare la parola all'onorevole Aiello perché porti la sua testimonianza diretta. Quindi sarà un momento, credo, anche lì molto intenso, anche perché so che alcuni istituti avevano già lavorato sulla figura di Rita Atria e avevano prodotto degli elaborati, dei materiali che hanno voglia di condividere con lei e con l'onorevole Aiello, e quindi anche questo sarà sicuramente un momento intenso, ma credo significativo, un ulteriore seme che viene dato, che viene lanciato a questi ragazzi. Come dicevate prima, l'importanza di arrivare anche agli adulti è sicuramente il famoso cerchio che si chiude per far sì che la cultura della legalità e alla legalità non sia solo una teoria, ma diventi anche pratica. Ognuno per come può è chiamato a contribuire a non solo a dire no, ma anche proprio a portare avanti questo no. Per sconfiggere di responsabilità anche in questa, sì, in questa sfida. Sì. E allora sabato a Treviso, Duca degli Abruzzi, a partire da che ora? Fine mattina, 11:30. Sì, e sì. Mentre a Marcon gli appuntamenti sono due, perché alla mattina presso l'Istituto Malipiero. No, sempre il Centro Culturale De André. Sì, perfetto. Alla mattina alle 11:00, sì, alla sera invece alle 20:30. Con lo spettacolo teatrale e la testimonianza di Pierani. Mentre poi la settimana successiva ci sarà l'incontro con Avviso Pubblico. Il 23 marzo, sempre alle 20:30. Io intanto vi ringrazio perché sono importanti queste iniziative, perché, ribadiamolo, si parte dai ragazzi, ma poi il messaggio che arriva ai ragazzi viene sempre veicolato anche ai più grandi, i ragazzi lo sanno sempre fare con una grande energia. Dunque gli appuntamenti a Marcone e a Treviso sono proprio questo, per mettere il seme della legalità anche nel nostro territorio. Io vi ringrazio davvero tantissimo, grazie al vice sindaco di Marcone Carolina Misserotti, grazie e grazie a Stefania Bonduan, consigliere nazionale delegata a Veneto per Gens Nova. Prima di salutarci, due appuntamenti vi ricordo questa sera da non perdere: a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3 vi racconteremo il tradizionale processo a Vecia da Ponte Dante a Treviso, l'evento di metà quaresima come sempre organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano per mettere alla sbarra la vecchia signora, quest'anno chiamata Baronessa Marieta, e contestarne simpaticamente le malefatte. Il tutto condito con canti e balli della tradizione. Appuntamento dunque questa sera a partire dalle 21 in diretta su Antenna 3 con il processo a Vecia. La nostra prima edizione termina qui, subito dopo approfondimento finanziario e immobiliare parleremo di successione e distribuzione equa del patrimonio insieme a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e a Omer Grigolo, agente immobiliare. Adesso il meteo, la pubblicità e poi l'appuntamento appunto per parlare dell'approfondimento finanziario. Grazie per essere stati con noi, grazie ancora alle mie ospiti. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo. La settimana prosegue dunque con il bel tempo e un clima primaverile. Il dettaglio di giovedì 16 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, con il sole che splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma insomma sarà ampiamente soleggiato come ci mostra la grafica. Soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo per lo più soleggiato con nubi alte in transito, ma del tutto innocue.
Temperature minime intorno allo zero o di poco superiori, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.